alla luce di questo, come rivediamo il giudizio sulle possibilità ancora di qualificarsi che avevamo dato qualche puntata fa? In generale, lo stato di salute della squadra? Pensavo come rivediamo la difesa 3 in Europa. No, beh, Molto bene per quanto mi riguarda. Beh, le possibilità l'avevamo detto anche altre volte, mi pare che ci siano. Secondo me questa partita che hanno affrontato era l'insidia maggiore. Cioè adesso non che l'altra partita con lo Shakhtar sia facile, ovviamente sarà una partita difficile, però ci arrivano con uno slancio anche emotivo notevole. E sappiamo che l'Atalanta quando può mettere dentro tutte le marce, diciamo, è una squadra complicata da affrontare per parecchie squadre, lo è stata per il City, dopo tutto immagino possa esserlo anche per lo Shakhtar. Diciamo, stavolta rispetto all'andata ha imposto il suo contesto tattico e la Dinamo non è riuscita a rivoltarglielo contro come invece era successo proprio nella prima partita. Per circa mezz'ora è rimasto abbastanza in equilibrio, sia nel punteggio sia per la pericolosità espressa dalle squadre, a parte qualche svarione di Pasalic sotto porta che in rapida sequenza ha divorato due o tre occasioni davvero notevoli. E poi dopo il rigore di Muriel la Dinamo ha avuto troppa fretta nel tentare di andare in verticale e i suoi rifinitori sono stati mangiati dalle uscite forti di Gasperini. L'altra cosa da sottolineare è la prestazione splendida del Papu Gomez, autore del gol capolavoro col doppio passo, tunnel e tiro di mezzo esterno, che ha dato l'impressione di chiudere la partita già a inizio secondo tempo. Tra l'altro, come ogni capolavoro, è stato, diciamo, impreziosito da un'imperfezione, credevo che lo scriveva anche il nostro amico Aleandro. Il tunnel è frutto di un errore nel doppio passo durante il quale Gomez tocca involontariamente il pallone col piede destro e spiazza il difensore, però poi tiro veramente molto, molto bello. Adesso l'Atalanta, ammesso che riesca a passare sul campo dello Shakhtar, come dicevamo, può sperare di prendersi il favore del Manchester City e incredibilmente arrivare agli ottavi. Una cosa che forse meriterebbero, perché effettivamente hanno raccolto, tolta la prima partita, hanno raccolto molto meno di quanto hanno prodotto. Comunque ti chiedo conferma di questa cosa, lo dico dall'inizio dell'anno, ma una trasmissione ha anche le sue regole, quindi dobbiamo fare gli ignori ogni tanto. È una squadra che comunque sta dimostrando alla grande che anche quest'anno c'è per i primi quattro posti la Serie A e che può tranquillamente giocarsi la riqualificazione in Champions, no? Beh, stanno giocando senza Zapata e con Muriel che un po' alla Douglas Costa entra e esce dalla stagione anche lui, però sono sempre lì, cioè, già questo di per sé mi sembra un buon indizio sulla consistenza dell'Atalanta proprio come squadra. Cioè, secondo me è una squadra che ormai è salita di livello rispetto alle passate stagioni. Cioè, mi sembra proprio che stia in campo in modo diverso. Non so se è un'impressione che avete avuto anche voi. No. Cioè, non è più la squadra pazza che aggredisce e basta. Cioè, dopo il 2-0 ha gestito, non ha dato mai spazi per ripartire alla Dinamo per riaprire la partita. È stata una prova matura, come direbbero i nostri amici della Rai, che salutiamo. Ciao Albertone Rimedio, ciao. No, tra l'altro io penso anche che se Gasperini riuscisse a dare continuità al suo lavoro anche l'anno prossimo, cosa tutta a dimostrare, soprattutto dopo i vari vacillii di quest'estate, vacillio, non credo esista, vacillamento, non so sostantivare questa parola, dopo, ecco, i tremolii della perché adesso hai inventato estirada, tu puoi andare tranquillo addirittura. Hai ragione, ma dopo tutto c'è anche di peggio, ti ricordo che esiste petaloso, comunque non è stato mai derubricato, per cui petaloso esiste. Vacillio tutto sommato non è molto più brutto, anzi lo trovo anche più carino. E vabbè, ma al di là di questo, dopo infatti i tentennamenti della scorsa estate eccetera e la conferma faticosa non tanto da parte del club quanto di Gasperini stesso eccetera, e col fatto che
l'anno prossimo Ilicic e Gomez avranno un anno in più e quindi più difficilmente riusciranno a essere autori di stagioni come quella appena passata e come quella in corso, effettivamente fa venire il dubbio. Ma io penso che se l'Atalanta comunque vada adesso questa esperienza ai gironi, anche se dovesse essere totalmente eliminata dall'Europa al termine dei prossimi 90 minuti, penso che affronterebbe i gironi di Champions l'anno prossimo con un altro piglio, come dici tu French, farebbero un ulteriore passo avanti anche nell'approccio alle sfide europee, così come l'hanno fatto in campionato, e credo che potrebbero veramente consolidarsi almeno fino alla fine del ciclo di Gasperini come una realtà, diciamo così, da non sottovalutare addirittura a livello continentale. Per cui io spero, io non solo credo, ma spero che l'Atalanta arrivi tra le prime quattro quest'anno e che si possa rivedere l'Atalanta, tra l'altro nel suo stadio nuovo, l'anno prossimo in Champions League. Sarebbe fantastico, credo, e credo che potrebbe regalare la parentesi più gloriosa in assoluto della storia del club, se peraltro poi si riuscisse anche a fare quello che l'anno scorso è mancato, cioè vincere la finale di Coppa Italia con un trofeo. Boh, vengono giù le valli, il nord della Lombardia collassa a quel punto. Con a proposito, una cosa per... No, faceva bene Francia a parlare di una fiducia ritrovata. Domenica questa arriva il derby Brescia-Atalanta, che torna in Serie A dopo un po' di tempo. Insomma, leggevo, tifoserie molto calde, già tutto l'ambiente carico. Poi si va in casa col Verona e in Ucraina l'11 dicembre. L'Atalanta, secondo me, dicevate bene prima, nella fase di possesso palla che non è più rapsodica, eccetera, anche perché Papu Gomez ha abbassato di qualche metro la d'azione e secondo me riesce a mettere quella cerebralità che lui nella manovra è veramente bellissimo da vedere giocare. Segna meno, è meno incisivo in zona gol se vogliamo, però è sempre molto forte, è un piacere per gli occhi davvero. Un'altra cosa che mi sento dire sull'Atalanta è no, in realtà si scostava un po' dall'argomento, però abbiamo parlato di Caressa, ma che strano che una cosa che dici tu si discosti leggermente dall'argomento. Non è mai successo. Non è mai successo dopo 40 puntate di Spremuta oggi e 60 di Next Chapter. Io credo che siano tutti sorpresi quelli che tu sei il signor regolarità, voglio dire, così. C'era questo pezzo oggi sulla bromance, sull'ultimo uomo sulla bromance, Lautaro Lukaku. In telecronaca invece del Istanbul Başakşehir Roma, Riccardo Gentile con Bergomi, una certa Bergomi fa: Fabio, sai che no, sai che... questo per ricordarci che la più grande bromance del calcio italiano è comunque Fabio e Beppe. Beppe è come come l'uomo che con la moglie dice il nome dell'amante, o anzi il contrario. Sì. In questo caso la moglie dovrebbe essere Caressa. Bellissimo. Posso dire che a livello di coppie etnicamente miste nel mio cuore di tifoso interista, Lautaro Lukaku sta pericolosamente insidiando Turk e JD di Scrubs, e chiunque mi conosce sa quanto valgono per me Turk e JD di Scrubs, e questo credo possa dire molto del momento di mia personale bromance che io sto vivendo sia con loro come individui sia con loro come entità duale, diciamo, in questo momento, come credo anche tanti altri tifosi dell'Inter. Ma visto che ti ho fatto passare da una squadra nerazzurra a un'altra, per la tua gioia, insomma, è il momento quindi di parlare del Bruges, perché da te mi aspetto di tutto. No. Non l'ho vista purtroppo, Salisburgo Bruges, cos'era? No, cazzo, perché da te mi aspettavo qualunque cosa, un aggancio con l'Inter, ma quella finlandese, eccetera. Vabbè. Ti dirò che un mio amico con i risultati in mano arriva lì dopo il calcetto e mi fa: ma ci avevi ragione, ha segnato ancora Pazzo Ndaka, è fortissimo. E detto, Chi cazzo è? Pazzo Ndaka è un giocatore. Al che tu gli hai fatto presente che non deve prendere per buono ogni rutto che esce dalla tua bocca, sempre comunque. Altrettanto vero, sì. No,
come uno su Twitter che mi ha scritto è andato a recuperare un mio tweet di quest'estate sul Cagliari in cui palesemente per fare una hot take così avevo scritto cacchio occhio che il Cagliari cazzo lo vedo bello lanciato per il settimo posto, con un po' di fortuna può lottare per l'Europa League. Uno mi ha risposto due settimane fa: oh, se c'hai dei numeri da darmi per... Io gli ho risposto: no, guarda che culo, cioè nel senso, vedendo il centrocampo del Cagliari ipotizzavo che non avrebbero fatto la corsa al quindicesimo posto, e pensavo boh, se va tutto dritto magari vanno così bene, che chi lo sa, però queste cose scappano di mano, ecco. Va tutto dritto ci avevi preso, devo dire. No, infatti hanno buggato gli expected goals anche con Lecce, dovevano perdere tipo 7-1, però sono riusciti a fare 2-2, e anzi sono usciti dal campo incazzati come iene perché sono stati sopra quasi tutto il tempo. Però appunto, il calcio è strano, Beppe, cheat per tornare a bomba. E per fare l'ennesimo gancio, ecco, visto che siamo qui a parlare di previsioni, mica previsioni, sfoggi di competenza, conoscenze, informazioni... E Inter, volevo fare un accorato appello in questo momento. Tifosi, cari miei contifosi, cari italiani, care italiane, oggi ha ricominciato a girare nella Twitter sfera, come sono bravo, la Twitter sfera, un tweet di più di 2 anni fa di Non Leggerlo, questo blogger dell'Espresso, verso il quale io non ho, provo sentimenti assolutamente neutri, non ho niente contro il povero Non Leggerlo, che fa il suo lavoro, credo lo faccia anche bene, non leggo le sue cose, ma non per snobismo o disinteresse, semplicemente non mi è mai capitato di leggere niente che fosse più lungo di un tweet, eccetera. Però ogni tanto vedo rimbalzare sui tweet così. Lui ha tirato fuori un'insiderata a maggio del 2017 con una foto di Icardi in cui diceva che l'Inter si apprestava a prendere o Conte o Simeone, a reintegrare Lele Oriali, a defenestrare Mauro Icardi in quanto persona non gradita e a dare pieni poteri al nuovo AD. Ecco, tanti hanno ripreso questo tweet dicendogli «Cazzo, ci hai preso su tutto!» È un tweet del maggio del 2017. Ora è novembre 2011, capite che è molto facile. Allora io oggi twitto che l'umanità si estinguerà e purtroppo non ci sarà più Twitter dopo l'umanità che si estingue, però se ci fosse ancora un solo uomo, quello recupererebbe il mio tweet e mi scriverebbe «Cazzo, ci avevi proprio ragione!» Non è così che funziona, cioè non vale sparare nel mucchio Conte o Simeone, cioè neanche ti esponi Conte o Simeone... Torna Oriali, cioè sono cose che leggevi un mese sì, uno no, su tutti i giornali, ma subito dopo quel tweet è arrivato Spalletti, di Oriali non c'era neanche l'ombra, la D nessuno sapeva chi cacchio fosse e Icardi è stato ancora saldamente il capitano dell'Inter per 1 anno e mezzo. Cioè, voglio dire, signori, per cortesia, le insiderate fanno parte del gioco, i giornalisti ci provano, sparano le loro cose, eccetera. Cioè, non è che se 2 anni e mezzo per motivi trasversali queste cose sono avverate, allora ci aveva preso. Lui, la tempistica è importante, signori miei. Va bene, basta, scusate. Ah, queste cose qui dovevo dire. Sì, insomma, perché almeno sì. Luca Monblano sarà esposto, insomma, un grande esempio. Esatto, cioè, comunque voglio dire, cioè... Non è che Vosge, per rientrare un po' nell'alveo di ciò che del core business del buon Pel, per farlo sentire accettato anche in questo contesto che non gli è più familiare dopo tutto il suo ritiro per Carl Anthony Towns, cioè non è che Vosh dice ma sì, tra 5 anni a Memphis si tanca così, e poi tra 5 forse anni forse no, esatto, e tra 5 anni i tifosi dei Grizzlies a quel tempo, per quel periodo, tra l'altro, tornati probabilmente a Vancouver, perché se tra 5 anni si tanca, non oso neanche immaginare cosa succede. A quel punto, con la franchigia disastrata, fa: minchia, c'avevi ragione, grande, una volta di più. No, lui twitta robe che succedono domani, o che stanno succedendo adesso, o che sono successe 5 minuti fa, ma non le sa nessuno. Cioè, non è che l'insiding si fa un tanto al chilo. Comunque, vabbè. Ciò posto, ok, io odio l'insiding come forma di giornalismo, credo che forse si sia vagamente intuito. A questo punto possiamo arrivare, visto facciamo una spremuta bella condensata, direttamente in chiusura
e parliamo un po' dell'ultimo argomento previsto per la scaletta di quest'oggi, e cioè del Parma Calcio, che non se l'aspettava nessuno, ma dopo il campionato sicuramente positivo e convincente dal punto di vista perlomeno dei risultati e perlomeno dal livello di buona parte, direi, delle prestazioni, soprattutto considerandole specialmente dal punto di vista difensivo, quest'anno ha alzato la posta e sta dimostrando di poter dire allegramente la sua in Serie A. Ha migliorato, lo avevamo già un po' accennato in qualche altra puntata, e ha estratto